lettere. Tra gli iscritti di Suora Elisabetta c'è un cospicuo numero di lettere. Data la brevità della vita di Elisabetta, un tale numero si può considerare piuttosto straordinario. Certamente le lettere da lei scritte furono più numerose. Sappiamo dalla testimonianza di una sua cara amica, la signorina Maria Luisa Allo, che questa distrusse le lettere ricevute da Elisabetta perché le sembravano troppo intime. Poi si rammaricò dal fatto. Anche due consorelle carmelitane confessano di avere distrutte le lettere di Elisabetta. Ad alcuni corrispondenti certamente le scrisse più lettere di quelle che hanno conservato. Ripetiamo comunque che il numero di quelle arrivate sino a noi è di tutto rispetto. Qual è la loro importanza per la conoscenza dell'autrice? Certamente grande sia per le sue qualità umane sia per la sua personalità spirituale. La cosa è abbastanza ovvia. La lettera è abitualmente l'apertura del cuore. Quella mediazione così immediata e viva dei rapporti tra due persone. E poiché la persona umana non solo si rivela, ma si va formando e come autogenerandosi nella comunione con gli altri, la lettera ci dà questo frammento vivo, ci permette di assistere al formarsi della personalità. Queste affermazioni valgono in modo particolare per Elisabetta. Poiché lei è un tipo molto affettivo, bisognoso di espandersi, di comunicare, di comunicarsi, ma soprattutto Elisabetta è un'anima privilegiata, ricca di doni soprannaturali, di esperienze profonde, un'anima che vive nella luce che attinge alle sorgenti della pace e della gioia, un'anima innalzata dall'azione dello Spirito Santo alla contemplazione delle vie dell'amore, soprattutto alla scoperta della carità di Cristo, che secondo San Paolo supera ogni conoscenza. Una personalità così ricca di affetto e di doni non può rimanere chiusa in se stessa, non può godersi avaramente la sua felicità e i propri tesori, ha assoluto bisogno di partecipargli agli altri. È una legge dell'amore. E soprattutto dell'amore cristiano che è carità, amicizia. Credo appunto che la caratteristica di fondo delle lettere di Elisabetta sia l'amicizia. Queste lettere sono espressioni di un'amicizia naturale e spirituale insieme, di altissimo livello. Questo lo si può notare tanto meglio in quanto poche sono lettere singole ad una singola persona. Quasi sempre si tratta di destinatari di un bel numero di lettere. Ciò che ci fa sentire meglio il senso dell'amicizia. Ci si può domandare come mai siano state conservate tante lettere di una giovane vissuta appena 26 anni. Certamente, oltre il costume del tempo di valorizzare la corrispondenza e le memorie delle persone, ha influito il contenuto nobile ed elevato delle lettere ed il fascino esercitato da Elisabetta. Non era difficile accorgersi che quelle lettere non erano a livello comune. L'elevatezza del contenuto e la ricchezza straordinaria che rivelano nella scrittrice facevano dire al canonico Angl che pur strappando tutta l'altra corrispondenza, in nessun caso l'avrebbe fatto con quella di Elisabetta. Ed è stata una fortuna che ciò sia avvenuto, poiché, non possedendo delle vere e proprie trattazioni spirituali di lei, le lettere costituiscono una fonte di primaria importanza anche per la conoscenza della sua dottrina e del suo messaggio. Ovviamente differisce non poco la corrispondenza prima e dopo l'ingresso al Carmelo, ma la diversità si nota anche a causa delle condizioni del destinatario. Con le amiche che vivevano nel mondo, abitualmente il contenuto e il tono sono caratterizzati dai ricordi degli incontri avuti o dall'attesa dei nuovi, dal racconto dei viaggi, dei luoghi visti, delle persone incontrate, dell'accoglienza festosa,
delle riunioni effervescenti e da quell'insieme di vita vissuta proprio degli ambienti e degli avvenimenti. In fondo si tratta di attuare e ravvivare intensa amicizia umana che era il vincolo comune tra quelle persone. Ma quando Elisabetta scrive alla sua amica Margherita Goulot che come lei aspirava al Carmelo, il contenuto e gli orizzonti sono molto diversi, anche se ambedue vivono pienamente nel mondo. Non che non sia presente la consueta affettuosità naturale, ma le realtà spirituali sono messe potentemente in evidenza. Così pure nella corrispondenza con il canonico Ancle fa presto a scoprire gli angoli segreti dell'anima. Egli mi ha dato tanto, soprattutto di quelle grazie conosciute da lui solo, di quelle cose che accadono nel più intimo dell'anima. Oh, quale amore! Ma lui sa tutto, sa bene che l'amo e mi pare che questa parola dica tutto. Vivere d'amore, cioè non vivere più che di lui, in lui e per lui. Non le pare che questo sia già avere il paradiso in terra? Lettera 49. Entrata nel Carmelo, suor Elisabetta coltiva, secondo il modulo permesso dalle leggi e dalle disposizioni religiose, le antiche amicizie, ma la sua corrispondenza epistolare acquista altri contenuti, i quali tuttavia non vengono a cancellare, ma ad elevare gli antichi rapporti del cuore. Progressivamente la sua anima raggiunge traguardi spirituali elevatissimi. L'esperienza di Dio Trinità presente ed operante nell'intimità profonda del suo essere la conduce spontaneamente e come per una necessità crescente a svelare ai suoi amici i segreti di Dio e la grandezza dell'uomo. Ella porta in questo prezioso lavorio di iniziazione lo stesso fervore, lo stesso trasporto, la stessa spontaneità che ha portato sempre nell'aprirsi sul piano umano, sicché le lettere risultano sempre più caratterizzate da tale messaggio. Questo può essere riconosciuto e come compendiato in questo brano di una lettera alla Contessa de Sourdon. Viviamo con Dio come con un amico. Mi sembra di aver trovato il mio cielo sulla terra perché il cielo è Dio e Dio è nella mia anima. Il giorno in cui ho capito questo, tutto si è illuminato in me e vorrei sussurrare questo segreto a coloro che amo, perché anch'essi attraverso ogni cosa aderiscono sempre a Dio e si realizzi quella preghiera di Cristo, Padre, che siano consumati in uno. Particolarmente interessante sotto il duplice aspetto umano e spirituale la corrispondenza con la mamma. L'opposizione al suo ingresso al Carmelo non aveva diminuito l'amore di Elisabetta. Quanto poi venne il consenso con l'appressarsi della separazione crebbe in ambedue la sofferenza. Elisabetta raccomandò la mamma a delle amiche fedeli e specialmente al canonico Angle per il sostegno morale. Durante la sua vita al Carmelo Elisabetta vedeva la mamma regolarmente secondo le norme vigenti nella comunità religiosa, anzi con qualche maggiore concessione da parte della prudente ma umanissima madre germana. Le lettere di Elisabetta erano sempre più ricche di affetto, di tenerezza, di premure, di rassicurazioni. Ma quando venne il terribile male di Addison a devastare il corpo di quella figlia di 25 anni, più che mai emerse l'arte di Elisabetta non solo nel confortare, ma soprattutto nell'elevare la mamma ad una visione altamente spirituale della vita. Con lo spegnersi della vita cresceva in Elisabetta lo splendore della santità che si riverbera nella mamma e anche in Margherita. Uscivano dalla sua penna espressioni ardite. La sofferenza mi attira sempre di più. Questo desiderio la vince quasi su quello del cielo che pure era fortissimo. Mai il buon Dio mi aveva fatto comprendere come ora che il dolore è il più grande pegno d'amore che gli possa dare alla sua creatura. Mamma cara, ricevi alla luce che sgorga dalla croce ogni prova, ogni contrarietà, ogni modo di comportarsi poco garbato. È così che si piace a Dio, che si avanza
nelle vie dell'amore. Oh, digli grazie per me, sono così felice, vorrei spargere un po' della mia felicità su quelli che amo. Lettera 265. Ecco un pensiero inconfondibilmente di Sebastiano, scritto verso il 20 ottobre, quindi quasi alla vigilia della morte. Mammina cara, c'è un essere che è l'amore e che vuole che viviamo in società con lui. Oh mamma, è delizioso, egli è lì che mi tiene compagnia, che mi aiuta a soffrire, che mi fa oltrepassare il dolore per riposarmi in lui. Fai come me e vedrai che tutto si trasforma. Lettera 272. Possiamo concludere affermando che nelle lettere di Suora Elisabetta c'è molto da riflettere, molto da imparare.